Ciao amici, ciao amiche. C'è un altro argomento che io vedo ricorrente in questi giorni nelle domande che mi vengono fatte. Praticamente è un argomento che riguarda il fissare la conoscenza, in modo che non si perda tutta questa conoscenza. Per esempio, si dice che nel codice genetico si possono registrare tutti i fatti che avvengono a una persona, addirittura alle persone, o addirittura a un'intera galassia e così via. Perché ci sono state alcune canalizzazioni considerate importanti dove si dicono queste cose, che il nostro codice genetico, che era stato considerato dagli scienziati, il nostro DNA spazzatura, che praticamente sarebbe un DNA che non è attivo, che sembra non avesse una funzione specifica, perché soltanto il 3-4-5% sembrava avere una funzione vera, mentre tutto il resto, il 95%, diciamo, non serve a niente. Dice: no, non è vero che non serve a niente, perché lì vengono immagazzinati. Questo ragionamento è venuto fuori quando abbiamo cominciato a capire l'immensità di questo DNA. Il DNA ha quattro basi: adenina, guanina, timina e citosina, e funzionerebbe un po' come, diciamo, una capacità di immagazzinamento di dati, come succede con i computer, che hanno la capacità di immagazzinare delle informazioni sempre col discorso 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Con questo invece è ancora più potente, perché con quattro basi hai la capacità di immagazzinare molti più dati. Però quando gli scienziati si sono resi conto dell'immensità come potenzialità di immagazzinamento di dati, hanno cominciato a immaginare che forse in questo DNA ci fosse scritto tanto. Allora c'è chi dice che delle civiltà aliene abbiano scritto delle informazioni praticamente su tutto il nostro DNA. Poi c'è invece chi dice che nel nostro DNA si memorizzano tutte le esperienze individuali e anche, diciamo, un po' di tutto ciò che ci circonda, dell'intera società umana e tutte le informazioni addirittura sull'universo. Poi c'è chi dice che comunque si mantiene una storia, uno storico della nostra esistenza, della conoscenza, in un concetto che si potrebbe chiamare biblioteca akashica, no? Oppure c'è chi dice la noosfera è una situazione che si crea, sai, esiste tutta la biosfera, esiste pure la noosfera, ognuno ha le sue idee. Ma tutte quante girano intorno a una cosa: quando uno poi muore, sparisce nel nulla, ma non rimane più neanche l'informazione di questa persona che è vissuta, della sua conoscenza, no? Questo senso di vivere invano, no? Nel senso che se uno vuole essere, diciamo, molto razionale, dice: vabbè, ma poi cosa rimane di me? Cosa rimane di me? Niente, si viene buttati nel dimenticatoio, non rimane nulla, dice, ma non solo di me. Ma anche, diciamo, della conoscenza umana. Se fosse sterminata l'umanità intera, cosa rimarrebbe della conoscenza umana? Cioè, nulla. Allora, tutti quanti, tra l'altro anche il discorso delle reincarnazioni è un po' una cosa che è stata costruita intorno al concetto, non intorno a un vero sapere, ma intorno al concetto, dice, ma sarebbe inutile. Se poi uno fa tutte queste esperienze e vanno perdute, allora probabilmente
uno fa una nuova vita, capito? Magari non si ricorda della precedente, però sai, i grandi santoni, i grandi meditatori, quelli che fanno ipnosi regressiva, riescono a ricordarsi chi eravamo in precedenza, si riallacciano un po' tutti i ponti e quindi si ha una linearità delle nostre esperienze. Anche se molti pensano in termini di esperienze karmiche, nel senso io ho fatto il bravo l'altra vita, oggi però sto subendo quello perché mi sto correggendo per fare un'evoluzione spirituale, no? Cioè, c'è tutto questo minestrone di idee, un minestrone pazzesco di idee, sì, ma poi alla fine qual è la verità? La verità è il non rassegnarci alla fine. No, non ci rassegniamo a sparire nel nulla, non ha molto senso fare delle vite, che poi tra l'altro sono anche spesso molto sofferte, e poi non rimane nulla, neanche l'esperienza, neanche la conoscenza che con tanta fatica abbiamo raggiunto. Quelle poche cosette che abbiamo capito, con tanta fatica spariscono anche quelle. Quindi questa non rassegnazione a interrompere un ciclo evolutivo, questa non rassegnazione a interrompere una vita che poi non sfocia nel nulla, insomma, ecco. Quindi questo ci porta a un senso di non è possibile che tutto questo si perda. Ma infatti non si perde. Però non è che non si perde perché il DNA automaticamente si mette a registrare, che è il registratore, non è un registratore il DNA, capito? Qui cerchiamo un attimo di fare, io l'ho detto, io sono un ricercatore estremamente razionale. Vi ricordate nell'altro video che dicevo, buttate tutte le fesserie, buttate tutte le sciocchezze? Questo è molto facile, buttare le fesserie è molto facile quando tu cominci a intravedere le cose concrete. Quindi c'è la possibilità di fare in modo che non sparisca nulla, né della conoscenza umana in generale, né dell'esperienza individuale, che ci sia un vero registro di ognuna delle nostre vite, un registro estremamente dettagliato, e che ci sia una vita dopo questa vita, che si possa dare un seguito, che si possa continuare. Quindi non si perde nulla, né le nostre esperienze, né ciò che abbiamo capito e imparato con tanta fatica, non si perde nulla, nulla, nulla si perde. Ma non perché si realizza, si registra automaticamente nel DNA, o perché c'è la noosfera, o perché c'è la biblioteca akashica, oppure perché c'è questo, perché c'è quell'altro. Sono tutti tentativi di spiegare, a causa di una non rassegnazione, diceva no, ma ci sarà qualcosa, dove sarà? Oh, il DNA, guarda quanti dati potrebbe immagazzinare, allora è il DNA, dimo sta cosa del DNA, e tutti quanti, oh, il DNA, guarda. Allora, un registratore, perché possa registrare, deve essere creato in modo che abbia la possibilità di registrare. Chiaro? Se no non registra niente. Dice, ma è una cosa molto complessa. E beh, ma se non registra, non registra. Cosa deve registrare? Il DNA registra informazioni per la riproduzione biologica. Chiaro? Si è autocostruito il DNA. Se voi avete presente come funziona il meccanismo di autocostruzione dell'universo, vi rimane chiaro anche questo concetto. Io infatti, io vorrei centrare questo mio video sul fatto che l'universo all'inizio è soltanto energia, poi questa energia si organizza, si trasforma in cose più complesse, si trasforma in particelle subatomiche, queste particelle subatomiche agiscono in una certa maniera finché poi si costruiscono in atomi, hanno questa capacità di automontaggio, sì, è vero, si automontano, ma lo fanno a causa di una specie di DNA che è basato sulle quattro forze fondamentali della natura. Capito? Gli scienziati ormai hanno capito che sono quattro forze fondamentali della natura. Si parte da un'unica forza, e infatti il grande sforzo di Einstein, ma non solo di Einstein, era quello di ricondurre queste quattro forze a un'unica formulazione,
perché dice se era un'unica forza, sarà possibile anche descriverla con un'unica formulazione, no? Questa è teoria del campo unificato, o teoria del tutto, come si dice oggi, ma il tentativo era quello di poter descrivere e comprendere le forze che poi si generano da un'unica forza. E poi come queste forze si continuano a costruire, particelle subatomiche si costruiscono in atomi, poi gli atomi in molecole, molecole complesse ma inorganiche, poi molecole più complesse ancora e organiche che poi diventano la base della vita, i primi filamenti di DNA, i filamenti di RNA, tutto questo che poi continua ad autocostruirsi, autocostruirsi, autocostruirsi e su tempi lunghi, perché si va molto nelle combinazioni, capito? Queste molecole che non hanno una mobilità propria, però nel fluido, nell'acqua si muovono, si agganciano, si incontrano, diventano ancora più complessi, finché poi questi filamenti di DNA cominciano a costruire i propri organismi unicellulari e così via. Poi dagli unicellulari si passa ai multicellulari. Sempre perché si realizzano delle combinazioni magari anche rare, ma si realizzano nel corso di milioni, miliardi di anni, ecco là che poi si crea la vita fino a dove siamo arrivati noi oggi. Quindi, esiste un codice genetico dell'universo. L'universo, io l'ho anche detto in un altro video, è come se fosse una forma di vita. Una forma di vita che nasce con il Big Bang. No? E poi comincia ad autocostruirsi, ci vuole molto, però si autocostruisce fino a che diventa senziente, ossia esseri che riescono a vedere l'universo, cioè l'universo che guarda se stesso, esseri che vedono l'universo, capiscono l'universo, insomma, come noi, e sicuramente anche molto migliori di noi. Noi siamo in una fase evolutiva dove l'evoluzione assolutamente non si è conclusa. Ma tutto questo va in base a un codice genetico di autocostruzione dell'universo. Questo è un concetto importante da capire. L'universo si autocostruisce passando alla biologia, capito? Energia, particelle subatomiche, atomi, chimica inorganica, chimica organica, e lì si cominciano le prime catene di DNA, la biologia e così via. E tutto ciò è racchiuso in queste quattro leggi fondamentali che, essendo perfettamente calibrate, producono un certo effetto. Se non fossero così calibrate, non produrrebbero nulla. È un DNA che sta scritto in queste quattro forze fondamentali. Poi spiegare come mai è così perfetto questo DNA è un altro discorso. Perché queste quattro forze fondamentali costituiscono come se fossero un codice genetico di autocostruzione dell'universo, questo è un altro conto, ne parlerò se volete in un altro momento, ma in questo momento quello che voglio far capire è questo. Una volta che si raggiunge la vita biologica come siamo noi, se noi fossimo lasciati in pace e potessimo evolvere, noi costruiremo anche altro. Cominceremo a costruire la nanorobotica, con la nanorobotica metteremo in sesto tutti i nostri organismi, risolvendo i problemi biologici di tutti noi, avremo delle vite più lunghe. Avremo il tempo di fare tante belle cose e di capire e scoprire in vita tante belle cose. A quel punto si sviluppa un'altra fase dell'evoluzione. Non solo la nanorobotica, quella che ci permette di stare bene, ma la nanorobotica che ci permette addirittura di costruire dei corpi interi fatti di cellule nanorobotiche. Questi corpi interi fatti di cellule nanorobotiche ovviamente non si ammalano, se si rovina qualche cellula si autoripara, insomma una situazione completamente nuova. E questo senza perdere nulla, ma assolutamente nulla delle nostre capacità. Capito? Le capacità sensoriali, vedere, udire, eccetera, eccetera, avere sensazioni tattili, sentire piacere, sentire tutte le cose che noi riusciamo a sentire,
e anche evitando degli inconvenienti. Per esempio, uno cade, si fa male, un dolore pazzesco, si rompe il braccio. Invece, con le cellule nanorobotiche, il braccio, a parte che non si rompe poi così facilmente, ma si riaggiusta subito e gli impulsi di dolore vengono immediatamente fermati, perché non è necessario stare a soffrire inutilmente. L'ho capito che mi sono fatto male un braccio. Le nostre sensazioni di dolore servono a mantenerci vivi, nel senso che se uno mette la mano sul fuoco e non so come brucia la mano, se no gli si rovina la mano, allora fa aio e ti toglie la mano. Oppure se cade e dice no, la prossima volta sta attento a cadere, perché se no mi rompo, perché rompersi rovina la salute, rovina la mobilità, rovina l'efficienza dell'organismo. Quindi il dolore serve a questo, un campanello d'allarme. Ma quando tu hai raggiunto un corpo, hai un corpo che non ha più bisogno di questi campanelli di allarme, cioè a cosa serve passare una settimana col mal di denti? A niente, ti fa soltanto un gran male. Non serve a niente se tu hai un corpo in cui il dente non si rovina, capito? Cioè, quando tu sei fatto totalmente di cellule nanorobotiche che ti danno tutte le tue facoltà, ma addirittura anche di fare l'amore, anche di fare sesso se vuoi, perché quando tu riproduci un corpo, poi certo non è che ti riproduci perché non sei più biologico, ma diciamo tutte queste funzionalità. Poi come ci si riproduce, ve lo dico un'altra volta adesso, pensiamo a com'è l'evoluzione, a com'è l'evoluzione, capito? L'evoluzione si supera la condizione biologica e finalmente puoi avere un vegano che dice sono vegano. Ma no, tu veramente non mangi più nessuna forma di vita, neanche la verdura. Perché anche mangiare la verdura è uccidere, perché sono piantine pure quelle, cioè. Tu mi fai una strage di verdura, dici, oh, ma io non mangio il pollo e mangi migliaia e migliaia di piante. E quelli sono esseri viventi pure quelli, noi siamo incarnati, quando noi ci incarniamo in tutto ciò che è vivente, vivente. Questo ci permette il vero salto. Il vero salto evolutivo e fa parte. È lì che cominciano a esistere gli antichissimi, capito? Gli antichissimi hanno passato per questa tappa e poi hanno cominciato a creare delle cellule, dei corpi sempre più perfetti, sempre più perfetti, sempre più perfetti, e lo fanno da 9 miliardi di anni. Dice, ma Maurizio, ma che cavolo stai a dire? Sto raccontando come si arriva poi a non perdere più la storia individuale di ognuno di noi. Allora, questa cultura, questa biblioteca akashica, questa noosfera, questo discorso del codice generico che registra le informazioni, pure se non è stato fatto per registrare le informazioni, capito? Sono tutte cose un pochino inconsistenti. Ma che cos'è consistente invece? Quello che è consistente invece è che questi antichissimi girano per tutto l'universo, da 9 miliardi di anni che girano per tutto l'universo. Che cosa fanno? Hanno creato dei nanorobot specialissimi, non sono i nanorobot che hanno gli extraterrestri normali, sono nanorobot molto speciali. Cosa fanno questi nanorobot? Praticamente stanno da tutte le parti e stanno in ogni forma di vita. In ogni essere umano, in ogni animale, gattino, canuccio, farfalla, albero, piantina, da tutte le parti. E viene registrata la vita di ognuno di loro, ogni sensazione, ogni momento della loro vita, tutto, 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 quindi anche nostro. Tutto viene registrato, anche degli extraterrestri. Anche degli extraterrestri che sono venuti qui tanto tempo fa e hanno fatto i cattivelli con noi. E questi extraterrestri si erano distrutti i loro pianeti, sono venuti qui e l'hanno fatta un po' da padroni, e ancora la fanno da padrone, ma questa è un'altra storia, un'altra storia. No, per dire però che tutte le forme di vita hanno dentro di sé i nanorobot degli antichissimi, e questi nanorobot degli antichissimi sono degli nanorobot che riescono a registrare ogni cosa della nostra vita. Come
come è fatta ogni cellula e come ogni nostro pensiero, tutti i nostri pensieri sono registrati, quello che abbiamo sognato mentre dormivamo, quello che sogniamo da svegli quando vorremmo delle cose, ogni sensazione, ogni speranza, ogni sentimento, tutto, 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 proprio una registrazione completa, tutto. E queste registrazioni vengono trasmesse in dei luoghi che le contengono tutte queste informazioni, tutte. Ma ci sono lì perché hanno fatto in modo di registrarle veramente. Perché le cose per essere registrate vanno registrate. È come se dici, io c'ho una chiavetta USB. Sì, vabbè, ma dici no, ma io l'ho appoggiata lì sul tavolo. Sicuramente mi avrà registrato tutto quello che ho fatto. Se tu c'hai una chiavetta USB, se tu non la usi tecnologicamente, non la metti nel computer, non ci registri il file, non è che tu mo perché l'hai lasciata sul tavolo, quella te registra tutto. Cioè, una cosa per registrare deve essere fatta per registrare e utilizzata in modalità registrazione. Quindi a me che me si dice che le cose casualmente così registrano tutto, non è così. Io ho spiegato come funziona l'universo, che si autogenera, eccetera, eccetera, ma in questa autogenerazione non c'è il momento in cui da solo si accende un registratore che registra tutto, no, ci deve essere una super civiltà, che sono gli antichissimi, che cominciano a registrare tutto. È chiaro questo? Quando noi moriamo, c'è questa cosa famosa che dicono, dice, sai, vanno via 21 grammi, e quando una persona muore vanno via 21 grammi, dice, questa è l'anima che se ne va. Allora, non è proprio così. Sì, vanno via 21 grammi, perché 21 grammi sono la quantità di nanorobot che circa un uomo, un essere umano, ha nel proprio organismo per registrare e trasmettere tutti i dati attimo per attimo della sua vita. Poi quando muore non c'è più bisogno perché ormai è morto. E quindi poi vanno a un centro, diciamo, chiamiamolo così. Non voglio entrare troppo in dettagli, un centro che tiene tutte queste informazioni. Ok? E queste informazioni servono per quando noi moriamo per poter continuare la nostra vita, continuare a imparare la seconda fase del secondo risveglio. Chiaro? Ma è tutta tecnologia. Io ve l'ho detto, io sono il più razionale di tutti i ricercatori che conosco. Non mi metta a dire, no, ma non vi preoccupate che il DNA registra tutto da solo, ma di chi? Non vi preoccupate che tanto c'è la nanosfera, ma di chi? Allora ritorniamo al discorso della chiavetta, io più una chiavetta USB, no? Ce l'ho in tasca, dico, ecco, io no, non c'ho problemi, la chiavetta USB sicuramente avrà registrato tutto quello che ho fatto in tutta la mia vita, ma di chi? Ma di chi? Voi non avete idea di come sia questa tecnologia degli antichissimi che crea dei nanorobot che hanno come unica finalità registrare tutta la nostra esistenza attimo per attimo. È una cosa incredibile, fantastica, ma senza questa per noi non ci sarebbe un domani. Senza questo noi moriremmo qui e basta. Non ci sarebbe una vita dopo questa vita e tutto ciò che siamo stati, tutto ciò che abbiamo pensato, desiderato, amato, eccetera, sarebbe scomparso per sempre. Gli antichissimi lo fanno dovunque c'è la vita. Dovunque. Pensate quanti sosti antichissimi, quanto sono bravi, che stanno da tutte le parti dell'universo. Sono 9 miliardi di anni che fanno questo, mica hanno cominciato ieri mattina. E uno potrebbe dire, vabbè, ma loro come hanno fatto? Però per registrare la loro storia, per registrare le loro individualità, come hanno fatto? Vi posso raccontare un'altra volta, se il nostro video diventa troppo lungo. Adesso rimanete con questo concetto. Le cose, le vostre immaginazioni sono meravigliose, la fantasia è meravigliosa, ma setacciate, setacciate, perché alcune fantasie ti aprono la porta di come sono le cose veramente, altre no. Ok? Vi amo. Quindi
Quindi adesso alle 5 di mattina per sto facendo il video, se non vi amassi, ma che mi alzerei alle 5 di mattina per farmi il video? Io fra un po' vado a lavorare. Vediamo.